Marco Ricci, candidato al Consiglio regionale della Campania con Forza Italia, prima esperienza a questi livelli, che emozioni si prova innanzitutto? Tantissima, perché rappresentare un intero territorio come la nostra provincia di Caserta è per me un onore e una responsabilità. Però oltre all'emozione della candidatura mi spinge fortemente l'esperienza amministrativa che ho maturato in circa 10 anni amministrando un comune come Capua, una città bellissima e risolvendo tantissime problematiche e appunto, come dicevo prima, per me è stata una palestra non solo politica ma anche della vita, perché chi solo ha amministrato un comune può capire che cosa significa anche amministrare una provincia, perché le problematiche sono le stesse portandole naturalmente a livelli più grandi e ingigantendole. C'è il problema dei trasporti, il problema dell'edilizia scolastica, abbiamo il problema delle strade, abbiamo il problema delle zone di sviluppo, degli interporti, della sanità. Ci sono tutti argomenti che bisogna affrontare e quindi la mia esperienza in questa candidatura la voglio, per questa candidatura la voglio mettere a disposizione dei miei concittadini, conterranei della provincia di Caserta, proprio per risolvere queste problematiche e per seguire l'esempio del presidente Caldoro del buon governo. Non dimentichiamo Caldoro quello che ha fatto in questi 5 anni e trovo proprio sinceramente un po' prepotente e faccia tosta lo slogan di De Luca, dove mette sui suoi manifesti mai più ultimi. De Luca forse confonde la regione di Bassolino, quella regione dove ha ridotto la nostra provincia come la pattumiera del mondo, la regione più indebitata al mondo, ha dimenticato le statistiche della regione Campania dopo il governo Caldoro, che è la regione dove è giunta nelle prime 3 posizioni tra le regioni più virtuose d'Italia, azzerando il debito. Non abbiamo più avuto in 5 anni un'emergenza rifiuti e Caldoro ha dovuto mettere le pezze a tutti i disastri che ha fatto Bassolino nella sanità, nell'ambiente, nelle scuole e ovunque. Quindi noi ripartiamo da quel governo di rigore, da quel governo di persone capaci, pratiche. E adesso abbiamo questa opportunità di intercettare i nostri fondi europei, che sono circa 5 miliardi di euro, di canalizzarli quanto più possibile verso la nostra terra, di dare sviluppo e forza finalmente a questo enorme problema del Policlinico di Caserta, dell'aeroporto di Grazzanise, ma soprattutto intervenire sui capitoli per l'edilizia scolastica e far sì che i nostri figli frequentino scuole sicure e non slogan come le ha fatte il presidente Renzi fino adesso, scuole belle, ma di tutto abbiamo visto tranne che un centesimo per questo progetto. Così come bisogna incentrare la nostra attività politica nel canalizzare i fondi per far ripartire l'economia dall'agricoltura, dall'edilizia popolare. Non costruiamo più case popolari dagli anni 70. La crisi ha portato la gente anche purtroppo a non riuscire a pagare i pigioni di casa. Dobbiamo dare una risposta anche a questa fetta della società che ha tanto bisogno dello Stato, e io rappresento lo Stato e questa candidatura nel governo della regione Campania mi permetterà sicuramente di rappresentare i cittadini della provincia di Caserta secondo i valori che mi hanno insegnato, che mi hanno educato e che mi rappresentano e che in questi 10 anni ho messo a disposizione del popolo. Mi sento un uomo del popolo, un uomo della gente che è abituato ad ascoltare la pancia della gente, i loro problemi. Conosco perfettamente tutto il territorio della provincia di Caserta perché lo sto girando ovunque, in tutti i comuni, dall'Alto Casertano, all'Aversano, Marcianise, la zona del Maddalonese, e vedo che le problematiche che ci accomunano sono tutte quante le stesse. Quindi dopo il grande governo di Caldoro per quanto riguarda la ragioneria del bilancio della regione, adesso è arrivato il momento, messo a posto i conti, messo a posto i debiti, di intervenire con i nuovi fondi europei sul territorio e facendo arrivare questi soldi al popolo attraverso appunto lo sviluppo delle scuole, dell'agricoltura, del turismo, del rilancio del nostro patrimonio turistico, dei monumenti, ma soprattutto facendo sentire la nostra presenza, il nostro riferimento come squadra, come Forza Italia, che siamo il primo partito del centrodestra ad avere un progetto serio, ad essere uniti. E quindi per questo io ringrazio l'onorevole Carlo Sarro per avermi dato questa opportunità insieme a tutta la classe dirigente, per aver scelto un uomo del popolo, un uomo un amministratore
amministratore per la sua esperienza, che la porterò in regione facendo un appunto tesoro e mettendola a disposizione dei miei concittadini.